La trattativa è andata che era il campo d'allenamento, è arrivato il direttore ausilio, ma mi ha detto: guarda, c'è questa possibilità di andare a Bari, ma. In questa trattativa c'è stato un giorno che era allenamento e il direttore ausilio è arrivato e mi ha detto: guarda, c'è la possibilità che puoi andare a Bari perché ti vogliono tanto. Io ero contento di questa cosa, ma c'era il mister che non voleva farmi partire. Per fortuna siamo riusciti a convincerlo e siamo venuti qua. È stato difficile dire no anche a Rolando Ma no, perché io avevo già parlato con il direttore l'ho visto, che mi ha dato tanta fiducia, ho visto che mi voleva tanto, quindi io non ho esitato, quindi ho detto: guarda, sarà anche un uomo di parola, e ho detto: guarda, vengo là, e sono andato dritto per la mia strada. Prego Franco Cirici, Gazzetta dello Sport. Allora Eddy, io ti volevo chiedere due cose. La prima, che importanza ha avuto Juric nella tua formazione? Perché è stato, credo, uno dei primi a darti grande fiducia in Serie A addirittura. E poi ti volevo chiedere perché in assoluto, beh, tu sei un ragazzo che ha 20 anni, ha fatto 50 presenze in Serie A, a 20 anni, fra virgolette, costretto a venire in B per trovare spazio, perché sembra che noi, i nostri ragazzi, non li facciamo giocare, comunque abbiamo difficoltà a farli giocare noi in Italia, voglio dire. Allora, mister Juric, ringrazio tanto, devo tutto a lui perché è come un padre per me. E lui mi ha dato la fiducia di esordire a 15 anni a Genova e poi mi ha rivoluto a Verona. Quindi lo devo ringraziare e basta. Lui mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto fare una bellissima esperienza sia a Genova che a Verona e gli auguro il meglio per questa nuova stagione a Torino. E niente, sono venuto qua perché volevo avere, come si dice, volevo ritrovare la felicità del calcio, perché dopo l'anno scorso che non ho passato un bel periodo, che non ho giocato tanto, sono venuto qua in una piazza come questa che si sta benissimo e sto benissimo, quindi sono ritornato qua e ho ritrovato la felicità e quindi sono molto felice di essere qui e di cercare di aiutare la squadra, per quello sono venuto qua. Prego Davide Lattanzi, Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, Eddy, volevo agganciarmi a quello che ti ha chiesto il collega riguardo al fatto che, insomma, ai nostri ragazzi si dia poco spazio. Hai l'impressione che davvero vi si perdoni poco, nel senso che non vi si dà neanche la possibilità di avere continuità di impiego, di sbagliare qualcosina, di sbagliare una partita, cosa che a 19-20 anni è normale che accada. Forse è questo il vero problema, cioè non vi si dà la possibilità di avere quella continuità di cui avreste bisogno. Questa è la prima cosa. E la seconda, volevo chiederti, ci ha raccontato il direttore che a conquistarti per il progetto del Bari sono state anche le immagini di Bari Palermo con quella curva piena e tanto entusiasmo. Cercavi questo anche, cercavi una piazza che ti facesse sentire protagonista, insomma. Allora, sul fatto dei giovani, io penso che qua in Italia ci sono tanti talenti molto forti, soprattutto adesso anche nell'Under 21, ci sono giocatori molto molto forti che secondo me, non so, vedendo negli altri campionati, noi abbiamo penso un po' più di difficoltà a giocare con continuità, però ovviamente ognuno poi deve pensare al suo percorso, cercare di fare il meglio e cercare di arrivare ai massimi livelli. Non mi ricordo la seconda domanda. Il fatto del pubblico che Ah sì, io ho visto tutte le prime partite del Bari, sia quella col Parma, ma quella col Palermo è stato qualcosa di clamoroso, nel senso quando ho visto la partita, ho visto lo stadio, ho visto l'atmosfera, io poi essendo anche sudamericano avevo bisogno di questo per ritrovare l'entusiasmo e ritrovare la felicità che ho ritrovato qua. Prego Paolo Luscito, Radio Selena. Come mai il figlio di un papà che ha militato nella nazionale di basket colombiana diventa un calciatore? È corretta questa ricostruzione? Cioè, co cosa scatta nella testa di un ragazzo che vede il papà a quei livelli e poi dice: no, io adesso voglio giocare a calcio? Ah, forse lui mi ha importato qua, mi ha mandato qua perché va pure che diventassi più forte di lui. Comunque, no, a me piace tanto il basket, però da piccolo ho visto subito la passione per il calcio, quindi mi sono portato qua io. Cioè, io proprio volevo giocare a calcio perché mi piaceva tanto.
Presidente, ti chiedo, Salcedo, innanzitutto benvenuto, come procede la amalgama con i tuoi compagni, sia soprattutto con i compagni di reparto, Dante Nucci, che dire, come ti stai trovando, non solo colore 2? No, appena sono arrivato mi hanno accolto molto bene, benissimo, e mi sono trovato subito bene con loro. Sono tutti dei bravi ragazzi, che abbiamo voglia tutti, siamo uniti, siamo sempre felici, ci divertiamo, e questa è la nostra forza, e speriamo di continuare così. E niente, è un gruppo veramente fantastico. Ciao Eddy, benvenuto, Claudio Mele. Un po' mi ricollego alle domande che ti sono state fatte, no? L'ultimo giorno di mercato ti aveva questa opportunità Bari. Che cos'è concretamente che Polito ha toccato dentro di te? Cioè, a livello, Paolo, a livello di obiettivi di squadra, obiettivi tuoi personali, con te, che Bari ha prospettato Polito? No, a me quello che mi ha convinto è che proprio la fiducia che ha in me lui, che mi ha fatto capire l'energia positiva che aveva nei miei confronti. Quindi io mi sono sentito voluto e quindi non ho esitato un attimo, cioè ho visto proprio la voglia di avermi squadra. Senti, intanto volevo dirti una cosa che forse non sai. Tu sai che non sei l'unico ex spezzino di questa squadra, cioè, c'è un altro che viene dallo Spezia. Benedetti. Questa squadra sta vicino a te. Ah sì sì, vero, l'ha detto, vero, è vero. Stato questa, di tanti questa, anni, 10 anni bella, stato... questa bella cosa che vi unisce. Sì, sì, complimenti vivissimi. Detto questo, tu fai solo gol che sembrano gol o fai pure quelli veri? Perché ti sei presentato e domenica tutti quanti abbiamo gridato, sabato tutti abbiamo gridato al gol perché l'avevi messa benissimo. Sembrava gol, la rete ha fatto pure un c'è. Adesso da quanto tempo non fai gol? Cioè io credo che tu sia stata un'espressione meravigliosa, la felicità del calcio, che io non sentivo già da parecchio tempo. La felicità del calcio per un attaccante, ragazzi, c'è poco da fare. Da quanto tempo non lo fai e quanto lo sogni? Allora, il mio ultimo gol è stato contro la Spezia. Proprio contro Spezia, che era Verona, è stato l'ultimo gol. Poi vabbè, la scorsa stagione non ho giocato tanto, tra l'altro ho preso anche una traversa con la Salernitana, e quindi lo sogno tanto, soprattutto qua lo vorrei tanto fare in casa, perché vorrei sentire l'atmosfera di questo grandissimo stadio. Vuoi farlo in casa? Sì, voglio farlo in casa, ma sperando anche a Cagliari molto meglio subito. Eddy, volevo chiederti, tu questi ultimi anni sei stato sempre, insomma, sei andato in prestito, appartieni a una società importante, il Bari però su di te ha un diritto di riscatto, forse anche un po' complicato, però potrebbe essere l'inizio di una storia più lunga magari col Bari, anche per dare a te la stabilità di non cambiare, insomma, squadra ogni anno. E poi volevo chiederti se l'Europeo Under 21 che ci sarà la prossima estate, visto che tu fai parte del gruppo, magari sei un po' entrato e uscito, ma fai parte del gruppo, è un obiettivo a cui punti? Ma sì, sicuramente la nazionale è l'obiettivo di tutti noi giovani, ovviamente io lavoro con la squadra per farmi vedere anche in nazionale. Sono molto contento di essere qui, sono molto entusiasta e niente, cerco di dare il massimo perché anche guadagnarmi la convocazione in nazionale Under 21 di nuovo. Ah, ovviamente lavoro tanto per questo, sono qua, ovviamente in campo te lo devi meritare il riscatto, quindi sperando di fare molto bene e che finisca bene tutto. Eddy, vorrei tornare su quel retroscena che ha raccontato Polito, no? Perché sicuramente ha suscitato enorme curiosità. Il direttore, commentando il bilancio del mercato, ha detto: Salcedo aveva preso un impegno con il Bari e ha voluto rispettarlo. Allora ti chiedo, no? È chiaro che qui a Bari, tu lo sai, i tifosi vedono il Bari come fosse il Real Madrid, non ci sarebbe nessun dubbio, no? sul perché non accettare il Valladolid e venire a Bari. Però ti chiedo, per un calciatore come te, no? Alla tua età, che ha questa opportunità, la Liga Spagnola oppure venire in Serie B, seppur in una piazza come Bari, chiamato da Ronaldo nel primo caso, cioè che cosa scatta nella testa di un calciatore che rifiuta un'offerta come quella per mettersi in gioco, come hai detto, per ritrovare la felicità? Cioè, cos'è stata la molla che ti ha fatto dire di no al presidente del Valladolid, che si chiama Ronaldo?
Oh, come ho detto, a me dove mi sento voluto, che proprio mi vogliono al 100%, che fanno in qualsiasi modo per avermi, io vado là, e quindi questo ho sentito dal direttore, e quindi questo mi ha dato la fiducia e la voglia di venire qua e di mettermi in mostra, di mettermi in gioco, e una piazza come questa è importante. Volevo chiederti, ne approfitto anche di un pezzo di storia del Bari. Sai che c'è, tu sei italiano, hai origini colombiane, sai che c'è un grande giocatore che ha fatto la storia qui a Bari come Guerrero. Chiedo se hai avuto modo, anche attraverso i social, attraverso gli archivi di YouTube, attraverso qualcuno qui a Bari da quando sei arrivato, no? Di apprezzare quello che è stato capace di fare a Bari un attaccante come Guerrero, e se magari, come dire, hai quella voglia di provare, tra virgolette, ad emularlo. Sì, mi sono arrivati dei messaggi e niente, so che ha fatto molto bene qui, io spero di fare molto meglio di lui. Spero di fare molto meglio di lui. Molto meglio. Senti, tu sai che sei genovese come Mignani, sì? Sì. Ma tu sei tirchio come Mignani oppure sei... No, allora io no, questo no. Io lo sai, no. Che i genovesi, insomma, adesso io non so se mi chiede tirchio, sinceramente non gliel'ho mai chiesto, però i genovesi hanno questa nomea, che sono molto, cioè con i soldi proprio tirati. Tu sei un generoso o sei un tirchio proprio? No, io sono molto molto generoso, io. Sì, sono generoso. E tu quando uscisti, no, ti ricordi, venne non fuori? Sento, non sento bene. Ho detto, quando tu venisti fuori, c'era anche Pellegri con te, anche lui 2001 come te. In quel momento forse si creò troppa aspettativa su di voi, ci furono dei toni trionfali, i nuovi astri del calcio italiano. Secondo te, a posteriori te lo chiedo, vi fece un po' male un po' quel modo di porvi verso dei ragazzi, alla fine eravate diciottenni, che forse dovevano solo essere lasciati tranquilli in quel momento? No, allora io e Pietro siamo usciti troppo presto, penso, cioè abbiamo esordito tutti e due a 15 anni, siamo ancora molto giovani, abbiamo ancora tanto da dimostrare, quindi non penso ancora che abbiamo perso nulla, anzi abbiamo soltanto che dimostrare, dobbiamo divertirci e goderci del calcio. Quindi sono molto sicuro che tutti e due arriveremo ad altissimi livelli, ho grandissima fiducia in questo.